Sì, allora, io sono, ci presentiamo perché magari non ci conoscono, io sono Roberta del canale Momocoplush. E io Martina del canale Cosmepic. E poi con noi, grandissimo e fondamentale aiuto, La nostra Jenny, grande lei è Jenny. proprio team Lush, quindi è Lei è preparatissima. l'esperta, noi siamo un po' le giullari della Del situazione. momento. Allora, perché siamo qui? Siamo qui perché vi presentiamo in anteprima oggi qui la collezione di Pasqua Lush, per cui prodotti, alcuni già visti magari in passato e altri sono proprio Proprio nuovi delle nuovi, new entry. sì, anche delle edizioni limitate, quindi acquistabili solamente appunto nel periodo di Pasqua. Noi abbiamo già dei preferiti, ovviamente, perché li abbiamo già provati in questi giorni, però volevamo proprio mostrarveli e anche spiegarvi bene come si usano, perché i prodotti Lush hanno comunque un utilizzo particolare, è carino e interessante scoprire dettagli, no? Esatto, e Cominciamo, io ragazze? direi Sì? di partire subito Ok. con. Partiamo con il nostro must have della Pasqua. C'era anche l'anno scorso e ve lo ripresentiamo quest'anno. È il nostro Cascato un pezzo! bianconiglio. Carotona È il nostro gigante! bianconiglio. A forma di mega carotona ed è un sapone per lavare mani e corpo molto particolare perché al suo interno in ogni fetta troverete un fantastico coniglietto che vi farà compagnia per tutti i lavaggi. Ed è un sapone che è fatto con la frutta tropicale, quindi ha un profumo molto molto fresco, sa proprio di succo di Sa di succo frutta, di frutta tropicale, succo di tipo. frutta tropicale. E Esatto. laveremo le mani alla nostra carissima Roberta. Diventeranno morbidissime. Allora, chiediamo Io reggo l'aiuto. tutto. E come vi dicevo, un sapone per lavare mani e corpo, molto molto cremoso perché all'interno ha del burro di cacao biologico ed ecosolidale che serve appunto per ammorbidire la pelle. Quindi non solo laverà e vi detergerà, ma allo stesso tempo ammorbidirà tantissimo la pelle e vi farà un pochettino come da crema corpo. Tra l'altro, ricordiamo che il burro di cacao Lush è ecosolidale e per cui proviene da In questo fonti caso certe. dalla Repubblica Dominicana, Esatto. perché ogni burro di cacao è diverso, quindi ha una provenienza diversa. Ok. E Voilà, ormai cosa com'è? senti? Intanto sento profumo di Di frutta, frutti, di frutta vero? tropicale. E poi, vabbè, mani morbidissime, ovviamente. Infatti della collezione è il mio prodotto preferito. Già il mio prodotto preferito, Poi tra piace l'altro un sacco. anche l'olio di carota, che è un ingrediente un pochettino inusuale, di solito non lo usiamo, che serve per illuminare la pelle, elasticizzarla e prepararla all'estate, renderla bella Quindi luminosa. saremo giovanissime quest'estate perché è super Ovviamente. idratate. Abbronzate, io no, mai, Io impossibile. neanche, però vabbè, almeno saremo idratate. Profumerai comunque di carota. È vero, e poi vabbè, come sempre è carino proprio da tenere in bagno perché si vede il Il coniglietto, coniglietto. saponetta triste, senza niente. Esatto, E poi per no. i bimbi. Anche, sì, il mio bambino di 3 anni ormai va pazzo per Lush. Sono E tra l'altro divertenti. dopo vi racconterò un episodio. Direi di passare al Prossimo prossimo. prodotto. Il Prossimo prossimo prodotto prodotto. qual è? Abbiamo vaschettina. Il prossimo prodotto si chiama Fantasia ed è una tra le bombe da bagno, una delle tantissime bombe da bagno. Non è una festa, non è un evento se Lush non No, crea delle nuove bombe. infatti. In questo caso somiglia tantissimo alla nostra famosissima Team Pink perché anche lui ha i fiorellini fatti di caramella incastonati all'interno che poi si scioglieranno con l'acqua. Tra l'altro, a me il profumo ricorda un sacco il labracadabra, È lo vero, scrub, sì, è vero. quello per le labbra rosa. Secondo Ah, me l'odore è sa di uguale. marshmallow, di zucchero filato, sa Esatto. proprio di coccoloso. Buono, buono. Che La facciamolo? buttiamo! Scoppiamolo. Vai, io reggo. Io Roby, butto, vai. io lo Butti. lancio. Non vale la parte Vado, divertente. Lei frizza a contatto con l'acqua perché all'interno dell'acido citrico, che dà proprio questo effetto qui frizzante, come una mega vitamina, colora ovviamente l'acqua perché ci sono un sacco di coloranti alimentari come quelli che insomma ci sono nelle torte che rendono l'acqua tutta colorata ed è un po' una cromoterapia e aromaterapia insieme per un bagno. Tra l'altro, io vorrei precisare che ho scoperto l'utilizzo migliore delle bombe da bagno, perché io prima le lanciavo solo nella vasca. In realtà,
Poi mi sono resa conto che poi se mi sprechi magari. Sì, però se io mi metto già nella vasca e poi butto la bomba quando sono dentro, mi fa tutto un massaggio, io me la metto qua dietro il collo. Fa il massaggio cervicale. Te lo giuro, mi fa un massaggio, lo tu ridi, ma è vero, ragazzi. Cioè, perché è come se stessi facendo un idromassaggio proprio. Usatelo così, perché vi fa tutto un massaggio qua dietro e poi buonanotte. È una cosa importante per le mamme, non macchia, ricordiamolo. No, esatto, non macchia. Si lava via. Sono colori alimentari, quindi vanno via anche dalla pelle, non uscirete fucsia e rosa shocking dalla vasca. Solo profumate. Esatto, e idratate. Profumate, rilassate, pulite per la serata. Esatto. E poi è carinissima anche, appunto, diciamo sempre per i bimbi che magari hanno un po' di timore, insomma, interagire con l'acqua, perché ci sono anche i bimbi che, a cui non piace. Sì, questa è un'idea carina, divertente per fargli apprezzare il bagnetto. Fare dei sì. bagnetti più particolari. Esatto, infatti io oltre che comprare i prodotti per me, adesso è diventato lui consumatore seriale. Il mio piccolino. Ok, passiamo al prossimo, che dite? Il prossimo, cosa abbiamo? Abbiamo un'altra bomba Rainbow e un altro sapone. Un altro sapone. Facciamolo vedere questo qua. Sì, che poi in realtà se riusciamo a beccarlo ha tantissimi colori all'interno, c'è del viola, dell'azzurro, il rosa, il giallo. Ed è anche pieno di glitter. Noi l'abbiamo già tagliato, ma in realtà è un mega arcobaleno. Anch'io, anche questo per darvi... Vediamo se si vede un po'. Si vede? Sono tutti diversi. Che glitterini. Anche un po', vero? Sì, è fatto con tutte le pagliuzze dorate all'interno, anche questo per dare... insomma, vitalità, festa, entusiasmo durante le docce. Anche questo, come il bianconiglio, è fatto senza l'olio di palma ed è fatto con l'olio di cocco invece, anche lui bello idratante per la pelle, va bene sia per le mani che per il corpo. E il profumo in questo caso è di mandarino, neroli, che è un ottimo olio, insomma, festaiolo che dà il buon umore, e il garofano, quindi una profumazione un pochettino particolare, un po' fresca, un po' calda insieme. Io trovo anche che non sia eccessiva e invadente, perché comunque non tutti amano le profumazioni molto dolci, molto caramellose, quindi va bene un po' per tutti. Sì, abbastanza delicata come profumo. Lo proviamo? Puoi avere tu l'onore. Dai, questa volta lava tu le mani. Io tengo. Ecco a te l'onore. Hai tra l'altro una fetta tutta bella colorata. È vero, sta tutti un po' tutti i colori. Tra l'altro ricordiamo che i prodotti Lush sono 100% vegetariani, sì, e la maggior parte sono anche vegani. Per cui tutti i nostri amici vegani, sappiate che questi prodotti sono adatti anche per voi e non sono testati su animali, per cui autoconservanti. Un'altra cosa importantissima è che moltissimi non hanno packaging, sono nudi, esatto, no? Come si dice da Lush, quindi non c'è uno spreco di plastica e è anche più comodo tenere in casa, perché a volte veramente buttiamo via centinaia di contenitori. Com'è? Okay. Come lo senti? Bellissimo, poi è bellissimo come è rimasta raccolta con brillantina. Questa brillantinata, adesso voi non le vedete, però magari riusciremo a mostrarvelo poi nel video che pubblicheremo nei prossimi giorni. Un mandarino. Sì. Qualche brillantino sulla pelle rimane. Ma insomma, qua. Vabbè, però ti fa la pelle un po' luminosa. Eh beh, sì, sì. Mi piace molto questo. Questo ci piace. Sì. Tra l'altro, allora, cosa volevamo dire? Volevamo dire che Lush è stato fondato da 5 vegetariani, per cui ragazzi, 5 ragazzi vegetariani che un bel giorno hanno detto: ma perché non creiamo qualcosa in cui crediamo veramente? Una linea di cosmetici che sia davvero naturale, che sia davvero rispettosa dell'ambiente, non come tante volte si dice, perché spesso leggiamo naturale e poi di naturale non c'è nulla. Tra l'altro Lush ci tiene a segnare tutti gli ingredienti sulle loro etichette, per in cui, italiano, per cui sapete per filo e per segno cosa contengono quei prodotti. Secondo me è fantastico. È anche giusto, insomma, imparare a leggere la lista
l'elenco degli ingredienti, sapere cosa stiamo usando, non mettere robe a caso, un minimo di conoscenza, no? Anche perché poi al di là degli ingredienti sintetici o meno, avere la lista dell'INCI serve anche per un'eventuale allergia e quindi capire effettivamente se all'interno c'è. Abbiamo qui una, un soggetto allergico. Beh, io ovviamente 2 o 3 giorni fa ho avuto una reazione allergica e non ho capito che cosa fosse, perché usando tante cose, insomma, non è mai facile capirlo. Comunque questo è un aspetto sicuramente utilissimo e lo trovo davvero una cosa intelligente. È anche rispettoso nei confronti del cliente, del consumatore. Certo, assolutamente sì. Siamo al prossimo? Sì, dai, prossimo è una cosa... Cosa facciamo? Qualcosa di divertente, mi sa, eh? Sì, questa è calda, quindi acqua calda, indica bomba da bagno. Un'altra. Quale? Ne abbiamo in questo caso che 2. Sorpresa! Esatto. Si chiamano Che Sorpresa e hanno la stessa profumazione e sono sostanzialmente lo stesso prodotto con 2 colori diversi, in modo tale, insomma, da soddisfare tutte le fantasie. Allora, io devo dire che la prima volta che ho ricevuto questo prodotto, non avendo letto la descrizione, cosa ho fatto? L'ho buttata tutta nella vasca. È iniziato a fare tipo geyser, cioè esplosa. Delle bolle gigantesche. In realtà poi mi hanno spiegato che la particolarità di questa bomba da bagno è che in realtà sono 2 bombe da bagno in una. Esatto, una dentro l'altra. Una dentro l'altra, quindi proprio tipo uovo con sorpresa. Infatti si chiama Che Sorpresa. E questa bomba qui ci vuole un pochettino di forza, perché va rotta, proprio rotta. Con potenza. Olè, cosa c'è questa volta? Si rompe l'uovo, si rompe il guscio esterno e all'interno, aspetta che deve ancora nascere. Stiamo ammazzando. Ok, troverete un coniglietto oppure un pulcino. In questo caso abbiamo trovato il coniglietto. Guardate che carino. Eccolo qua, col nasino rosso. E quindi in sostanza sono... Sono 2 bombe da bagno alla fine, per cui ne lanciate magari prima questa qua esterna, li facciamo subito. Vai, Roby. Lanciamola. Vado. Anche lei frizzerà tantissimo, i colori sono 3 in questo caso, perché c'è il giallo, l'arancione e il verde che si fondono assieme. Anche questa è fatta con l'acido citrico che serve per farla frizzare e tantissimo bicarbonato che deterge e purifica la pelle, quindi in questo caso non avete assolutamente bisogno di aggiungere sapone, bagno schiuma. Perché poi un'altra cosa che magari non si sa è che se tu fai il bagno con le bombe da bagno non devi poi utilizzare il bagno schiuma, tu già ti detergi. Esatto. Tu devi solo rilassarti, lei ti lava, ti profuma e mettervele qua dietro, così ti fai lo style. E buttiamo il coniglietto, poverino, e buttalo, deve aggiungere la mamma. Il suo destino. Qua questo, cioè, si vede, già lavato, scusa. buono, questa ci piace, è divertente, dura anche un po', tra l'altro, per cui è bella grande. Infatti il profumo, scusami. In questo caso è agrumi e vaniglia, cioè sia il pompelmo, limone e vaniglia. Ottimo, quindi agrodolce, bella energizzante. Una cosa che volevo dire sulle bombe da bagno è che magari non tutti abbiamo una vasca da bagno in casa, no? Esatto. Io per fortuna sì. io invece non ce l'ho, però è un peccato perché comunque mi piacciono un sacco, quindi io me le prendo lo stesso, le spacco come ha fatto Jenny e poi le metto un pezzettino per fare il pediluvio. Esatto. E comunque è una cosa carina e super rilassante. Poi ti massaggia tutti i piedi comunque. Sì, anzi mi dura anche un sacco perché essendo così grande la utilizzi in più volte. Ne uso proprio un pezzettino. Carino. Sì. Ci piace. Questa è bellissima. Hanno portato via il coniglietto. Hanno portato via il coniglietto. Vabbè. Quella era la sua fine, ragazze. Ok, ma next? Allora, un altro prodottino è Pot of Gold. No, questa. Anzi, partiamo dal vasetto. È presentata in questo vasetto qui. Che cos'è? È una gelatina, è proprio fatta di alghe, quindi ha una consistenza udinosa. Molto molto morbida. Aspetta, ti prego, effetto panna cotta. Sì, sì, è proprio effetto budino. Vai, Roby, ha una consistenza fantastica. E vai. Ed
è un bagno schiuma a tutti gli effetti perché farà schiuma a contatto con l'acqua, anche questa molto molto delicata, quindi anche per i bimbi è carinissima perché poi e ovviamente loro la adoreranno. Io l'ho fatto utilizzare a mio figlio e si è divertito tantissimo perché gli scivolava via dalle mani e quindi è stato un divertimento tutto il bagnetto, intanto l'ho lavato anche per che, cui che poi questa anche, cioè non si utilizza magari solo nella doccia ma possiamo tenerla come ci dicevi tu l'altro giorno nel portasapone per utilizzare una saponetta che è un po' più carina in emergenza anche per lavare i capelli proprio. Capito, quindi se tu magari hai un viaggio di un giorno, due giorni ti porti dietro questo ti lavi tutto con questo prodotto e fantastico. Poi un'altra cosa carina che ci hanno suggerito, infatti poi volevo provare, visto che ha questa consistenza quando si bagna diventa proprio di mettere dentro un piccolo pezzo di tipo collan, di calza, sì, di retina, puoi fare magari un nodo e utilizzarla così non scappa più via. Esatto. Per i noiosi invece proprio. No, noi piace lanciarla da tutte le parti. Per una doccia di almeno mezz'ora, calcolatela, una mezz'ora. Ma facciamo vedere anche che fa tanta schiuma. Vai, lavatevi voi le mani. Dai, allora. Vai. In pratica questa gelatina è fatta con la mirra, la vaniglia e l'ananas. L'ananas, al di là del profumo, del dare questa profumazione bella fresca, serve anche per illuminare la pelle. Ed è fatta con tantissime pallizze dorate all'interno, sono brillantini biodegradabili, non rimangono in questa cosa in questo caso sulla pelle perché con l'acqua si dissolvono. È troppo morbida, mi piace. Mi verrebbe voglia di romorda. In realtà non si spezza. È vero. Perché le però anche mi fai pure. Ben salda. Io sono abituata. L'ho lavata e vabbè, abbiamo la nostra l'acqua marca. Profumata andava bene. Infatti. Sì, ma sì, lascia. La lascia immersa? No. No, dai, non. La rimettiamo al suo posto. Olè. E vai. Bellissima questa, tra l'altro secondo me questa dura un casino perché poi è il pot di oro che si trova alla fine dell'arcobaleno, l'arcobaleno che abbiamo visto del nostro sapone di prima. Esatto, ci piace. Mamma mia, ma abbiamo che collegamenti visto. Si fa, l'hai visto? No, Lash, non me lo sono ricordata. Brava, ti sei preparata? Sono preparata, meno male. Ok. E per allora. Finire in bellezza vi faremo vedere l'oro di Colombo, ah, che questo anche questo, una scia di brillantini che vi... Potete andare in discoteca sì, poi dopo. Dopo la vasca sì, perché... Lady Gaga realtà, proprio. Esatto, potete truccarvi ecco, con una sola bomba da bagno. E la particolarità di questa bomba qui è che è fatta al contrario. Di solito molte bombe hanno l'effetto frizzante subito, fuori, non appena si mettono all'interno dell'acqua, e poi all'interno hanno un cuore cremoso. In questo caso è fatta al contrario. Sì, perché infatti quando la lanci nell'acqua non frizza subito, no, subito, rilascia tutti i brillantini, quindi è carino, è molto carino da vedere. Ma poi quando si arriva all'interno della bomba da bagno è lì che inizia la festa, perché poi inizia veramente a frizzare. Sì, questo è un profumo. Cosa contiene? Allora, qui dentro c'è del miele e dell'arancia selvatica, infatti riprende la profumazione del nostro prodotto in assoluto più amato e più venduto. Non si mangia. Che non si mangia, perché profuma proprio di caramelle al miele, di creme caramel. E quindi per un bagno proprio tanto tanto coccoloso. E la cosa fantastica è che a contatto con l'acqua questo burro di cacao, perché vai, il guscio esterno, ne approfitto, Il guscio esterno è fatto di burro di cacao che mentre si scioglie idrata la pelle, diventa proprio una cremina morbida, setosa da massaggiarsi. È anche leggermente scrabbante, sì, però, leggermente, è vero. Sì. Quindi è proprio un trattamento di bellezza, ci si può massaggiare, ci si increma, ci si lava. Tutto 3 in 20 in 1. E qua esci che non ti devi mettere, non ti devi mettere nessuna crema. Perché... Anche per questa un'oretta tenetela di scorta perché ve la dovete godere tutti. Esatto. Queste vanno bene per me che io detesto mettere la crema sul corpo, lo so. Anche bisognerebbe io. Però anche io la trovo un passaggio un po' noioso, però non ho pazienza con questa bomba, prendiamocene in quantità perché fai così già tutto anche poi d'estate magari già le gambe già belle idratate sì. Ok, metti adesso andrà avanti, facciamo vedere poi tra un po'. Però gira su se stessa, sì, lei intanto ruota. Ragazzi, sta arrivando pian piano, adesso arriverà il guscio frizzante. Eccolo.
Questo, l'acqua quando la tocchi si sente proprio che è morbida, non so come dirlo. Tra l'altro anche toccandosi le mani dopo averle asciugate, si sentirà, non saranno ovviamente unte le mani perché no, con l'acqua niente, sarà proprio andato via tutto l'eccesso, però lascerà la pelle molto molto elastica, molto morbida. Sì, infatti questo... Oltre che profumata e detersa. Questo è uno scusate, ma io dovevo farlo anch'io. Ma buonissimo. Sì, tanto. Adesso aspettiamo che si acquieta. Quindi abbiamo fatto vedere già tutti i prodotti. Esatto, ovviamente tutti questi prodotti poi, oltre che trovarli sfusi, li troverete in tantissimi pacchetti regalo, tutti assemblati assieme, in modo tale da fare un bel regalone alla vostra amata, ai vostri bimbi. Anziché l'uovo di cioccolato, che dai, fa ingrassare. Se siete a dieta, questa è una buona alternativa per regalare qualcosa di dolce, perché comunque è dolcissimo, che però non fa ingrassare. E fa bene anche a tutti, anche all'ambiente. Esatto. Insomma, una buona azione in tanti sensi. Tra l'altro, ricordiamo anche che Lush... è tutto fatto, i prodotti sono tutti fatti a mano, quindi da persone, no? Macchinari, sì, esatto, industrie. E la cosa carina è che su ogni confezione c'è la faccina disegnata, nome, il nome della persona che l'ha confezionato e preparato. Per cui dai, c'è secondo me è quando molto è stato fatto, quando scadrà. Per cui è carino, dai, secondo me. Eh sì? No? È personale, ogni prodotto è unico. Molto, molto. Ci piace. Cosa sta combinando questa bomba? È partita, ragazzi. Qua, ragazzi, all'inizio era tutta... Spero possiate vedere la magia di questo vetto. Sta facendo tutta la schiuma. Adesso sta frizzando. E noi dopo la registrazione andiamo a farci un bagno. Io mi lancio qua dentro, ovviamente mi ci sta un piedini gomito. Piedini a mollo e musica. No, però dai, questo è uno dei miei preferiti insieme a Potogold, la gelatina. Trovo che sia uno di quelle del prodotto, uno dei più idratanti, non so, almeno sulla mia pelle mi ha dato tutto questo effetto. Beh, pienissimo di burro di cacao, per cui direi... Questo burro di cacao. Più burro di cacao per tutti. Esatto. E quindi vi salutiamo. Però come facciamo? Se qualcuno ci ha fatto qualche domanda, ma vogliamo controllare, sapere. Controlliamolo su Twitter. In diretta su Twitter. Vai, vediamo. Perché magari no, non sul mio, ma su quello di Lush. Le ragazze siamo state abbandonate. Cos'altro dobbiamo dire? Su Twitter c'è qualche domanda? C'è una non domanda sappiamo. Da quando saranno in vendita? Ah, diciamolo da in realtà sì, da oggi. Da domani. E per cui, ragazzi, domani se passate da Lush sappiate che tutti questi prodotti li potete provare, perché le ragazze sono sempre super disponibili. Vi aspettiamo a farveli provare. E ricordiamo che sono delle edizioni limitate, quindi esatto, più o meno per quanto si troveranno nel negozio. Ovviamente ci saranno fino a esaurimento scorte, però tenendo conto sì, più o meno, cioè, fino a Pasqua sicuramente ci saranno, e dopo Pasqua fino a esaurimento scorte, quindi correte, affrettatevi. Adesso noi cioè io ho visto già mettendo il costume. Io voglio tutto, perché io li ho già quasi, quelle bombe le ho già consumate, per cui le riprovo. E però tu sei... Ti sei tenuta... No, ma che cosa? Devo riprovare questa bombona qua. La bombona. Che sorpresa, perché io non l'ho usata la spaccherò sulla vasca e almeno me ne uso due. Dai, che carino. Che poi secondo me... Il coniglietto lo butterà insieme alla mamma. Ti lanci dentro anche tu. Mamma mia, fantastica questa bomba. Sì, niente, ragazzi e ragazze. Speriamo che la presentazione vi sia piaciuta. È stato un esperimento anche per noi. Sì, infatti, scusateci ancora per il ritardo che c'è stato, però è veramente tutto in diretta e quindi. La connessione non collabora. Non ha collaborato. Il bello della diretta. Ma sì, chi se ne importa? E noi ne approfittiamo quindi, vi facciamo già per farvi gli auguri di Pasqua, e ricordiamo che il video comunque sarà poi presente sul canale YouTube di Lush, per cui esatto, sul canale anche sul mio, Momo Lush,
e sul mio canale che è sempre Cosmiki. Comunque vi lasciamo poi le varie tutti informazioni, link, eccetera. Per quelli che ci hanno guardato, grazie per averci aspettato e guardato e supportato. E grazie a Jenny Mitica, preparatissima. E noi vi facciamo tanti auguri di buona Pasqua. Alla prossima. Ciao.